le due squadre a Udine, perché sei anni fa vinse l'Udinese 5-4, ne furono segnati 9, ma vediamo ora come si è determinato oggi questo crollo inaspettato dei bianconeri davanti al proprio pubblico. Dopo 5 minuti l'Udinese era in svantaggio, vedete, perde sfortunato Criscimani, perde un pallone, Benedetti porta in vantaggio l'Avellino. Sono appena trascorsi 5 minuti, per l'Udinese la partita comincia in salita che diventerà poi ripidissima. Ecco il 2-0 con un tiro di Alessandro Bertoni, siamo al decimo. L'Udinese non è rimasta a guardare qui le proteste dei bianconeri per questo fallo su Edinho. E il portiere Di Leo ha compiuto alcuni ottimi interventi, ve ne mostriamo uno. Poi al 32esimo il 3-0, qui non si capisce bene se segna Alessio oppure un autorete di Criscimani. Il 4-0 lo sigla Schachner al 33esimo. A questo punto per l'Udinese si tratta di salvare la faccia, ma non è così facile perché all'inizio della ripresa, ecco qui al 21esimo dopo 20 minuti il 5-0, lo segna ancora Schachner. Il gol della bandiera lo realizza Chierico al 37esimo, 5-1. Ma a questo punto è ancora l'Avellino, un Avellino molto, molto brillante, veloce, fisicamente a posto. Ecco qui il gol di Benedetti e il 40esimo, 6-1. E proprio al 90esimo sarà Collovati a portare a 2 le reti dell'Udinese. Ecco qui il cross di Bertoni, il colpo di testa di Collovati, 6-2. E ho concluso.